entrare nell'obitorio e avete visto il corpo di Giulia. Poi a chiaramente presentava forti segni di torture, colpi ricevuti su tutto il corpo, quindi ematomi di colori diversi, insomma, dal nero al violaceo, aveva dita rotte e anche denti e anche procedure di sigarette su tutto il corpo. Qualche oggetto contundente, soprattutto dietro, nella sinistra, sulla schiena, dei tagli che, con linee varie, insomma, Senta, ma il corpo era stato denudato, era in parte vestito, in parte nudo a metà, nudo a metà, nudo la parte posteriore, del corpo inferiore, insomma, e aveva un maglioncino però schiacciato, insomma, tutto così schiacciato, che doveva soltanto vedere la parte superiore del corpo. Quindi dal suo racconto e da queste immagini, che immagino anche per lei sia indelebile, voi avete avuto immediatamente l'impressione che appunto il corpo fosse stato oggetto di plume percosse? Perché lei già ha parlato di torture. Sì, di percosse molto, un po' dovunque, e soprattutto questi tagli che descrivevo prima, anche con le persone che mi accompagnavano, erano evidenti, erano segni, diciamo, di tortura. Sì.